Mau mau. Ma ma mau. Mau. Ciao ragazzi! Bellissimo. Oggi si va a giocare a Erstan. E già noto con... Oh mannaggina. Noto con piacere che non posso... Che devo cambiare già il titolo, che... Pallone gonfiato! Va bene, dai. Allora. Assolutamente... Assolutamente malo, malo, malo. Diamond 10. Intanto... Per chiunque se lo stesse chiedendo, sto facendo crackers e Nutella. Ma ricapitoliamo, Diamond 10. Siamo quasi arrivati. Devastante. Vogliamo arrivare a sto cazzo di diamante di merda 1? Questa live? Vogliamo? Cioè, vogliamo sì. Poi non penso proprio che ce la faremo. Yo! La luce porterà alla vittoria. Allora. Potere della natura. Scusate. Allora. In questo momento. Io sto giocando un bellissimo... Reno Dragon Druida. Stupendo, tutte carte a 1. E direi già che queste non ci servono sicuramente adesso. Allora, siamo contro un priest. La butto lì. È quello stronzo. Quella leggendaria che gli fa fare 2 danni con l'Hero Power. Ragazzi, non è vero. Mega cazzata. Scherzavo. La mia... ignoranza, ho sbagliato. Mamma mia. Ragazzi, sono delle carte veramente di merda. Ciao Nico! Ma casissimo, sono arrivato in live. Avevo voglia di streamare e portarvi queste magnifiche giocate su Erston. Chi c'è su Twitch? Nessuno. Niente, nessuno. Ma chi c'è su Twitch? No. Perché non parte? No, Nico, epic fail. Non sta partendo un cazzo. Grazie, Nico. Ma perché non è partito niente? Ma basta, ma delle petizioni per... No. No, non è questo. View counter. Il cazzo. Fammi pensare. Gli alert ci sono, Peccato. Un bacino a chi follow. Tengo qua sotto. Ok. Nico, dici un po', come stai? Come stai? Tanto vediamo subito che mi fa altamente niente questo prete. Giocate interessanti da parte sua. Passiamo subito. Mi dispiace, Nico, non so onestamente perché non sia partito. Forse è da così tanto che non faccio una live che tutte le cose hanno deciso di smettere di funzionare. Potrebbe anche essere. Con la ragazza.
No, perché so che... Da domani sposi? Assurdo, state veramente facendo passi da gigante. Minchia, questa è huge. Questa giocata, ragazzi, è stupenda. Intanto, non vorrei dire. Qua... Lei ha letto 40 mesi per un attimo. Mi è parso strano, però... Puttana, 4 mesi. 4 mesi. 4 mesi di... pura... Baldoria. Beh, li hai passati bene, da quel che ho capito. Beh, in realtà ti ho sposto un po' più in qua. E che mi dici della casa, eh? Come va? Fai le faccende di casa? Fai le lavatrici, spazi? Ma brutta merda, io tutti i giorni sono a Forlì. Bastardo. Aia. Questo malo malo. Oh, aspetto un altro turno, ma a quanto pare mi conviene. Arriva 9 carte, 2, 5, ok. Potrei potenziare questa. Prossimo turno. Sono un uomo di casa. Stupendo. No, comunque devi sapere che io sono sempre a Forlì tutti i giorni perché lavoro. E quando vuoi, te mi inviti, me lo dici il giorno prima. No, basta che me lo dai anche il giorno stesso, va bene. E io arrivo. Tu, amico. No, hai rotto il cazzo. Puttana, che paura. No, no, ma ragazzi, ma quanto cazzo pesca? Noioso. Noioso come George. Allora, io qua ho delle giocate davvero interessanti. Potrei decidere di arrivare a 8, in questo modo, e il turno dopo giocare a 9. Ma perché non 10 direttamente? A questo punto, due mana. Potrei passare in sincera. In sincera tranquillità. Ma te, Nico, vai ancora a scuola? Cioè, scuola, università? Che non siamo più sentiti. E ho perso. Sì, no, palesemente ci vai ancora. Però, anzi, 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 no, fermo! Cambio domanda. Come sta andando l'università? Dato che è palese che ci stai ancora andando. La voce risuona e gli impuri cadono. Ma ragazzi, non ha più carte. Ma è un continuo pescare. Io non so come faccia. Ma esattamente, se facessi circa così. Li faccio anche così. Che è buonissimo. Termino. Lui mi si evoca uno stronzo a casissimo. Stronzo. Bella giocata. Io mi gioco i miei stronzi e tiro dritto. Magari faccio anche così. Faccio così. 1-1. 5-5 trade. Attacco, passo. Secondo me è molto carino. Nico, paghi le tasse. Dio Madonna. E che tasse pago, bastardi. Il lavoro procede bene. Tra un mese, cioè in realtà meno, tra 23 giorni io sono in ferie. E godo e godrò. Ma per il resto, chilling.
Chilling, Nico, tanto mi licenzierò verso giugno, un po' prima magari. Me la prendo molto tranquillamente. Poi si vedrà cosa farò. Si vedrà. Ah, tra anche qua meno di un mese, 23 giorni, no, 20 giorni, ma non so, più o meno. Vado a prendere la macchina a Padova. Vado a prendere la macchinina. Non vedo l'ora. Che figata. Non vedo proprio l'ora. Tanto quello muore. Questo lo evoco. E anche questo lo evoco. Qua faccio un bam, bam. Quello lo tradiamo. Recupero anche vita e passo. Ottimo. Cosa stai dicendo? Ah, lo sì. Ciò che è tuo sarà Oddio, buono, è vero! Ma si vede pochissimo, ma hai ragionissimo. È spaventosa sta cosa. Intanto, sto sacerdote di merda, boh, spamma cose, ma honestly, doesn't matter. Il game sta andando abbastanza in verticale. Nel senso, 18 di vita. Puoi andare a traldare quello che ti pare. Io ti spammo continuamente servitori. È buona. È buona! 4-3. Dopo che hai giocato una carta come dell'avversario, ruba l'originale. Stronzo. Questo è veramente stronzo. Ma ehi, cazzo me ne frega. Tanto io ho un generatore di draghi perpetuo. Mamma mia, guardalo. Veleno. Fu che culo però, eh. Ha sculato un bel po'. Chiaramente, sacerdote quale sia, non sarebbe un sacerdote se non si curasse di 18 a turno. Questo però, vabbè, penso ai draghi più brutti che potesse darmi il gioco. Allora, 3 non viene traldato. 2 danni sono veramente pochi. Io direi di fare bam, bam, così questi me li traldo sicuramente. Lui lo posso giocare dopo. Io giocherei subito questo. Lo stronzo. Così fa un po' di piazza pulita. Poi questo fa 2 danni e ritieni. Quindi direi che così è molto buono. Poi potrei giocare lui, fargli 3 danni. Giocare l'ennesimo drago scontato che male non ci fa e passare il turno. E riottenere una board della Madonna, quasi a costo zero. A lui piace spammare la mia carta. Comunque, non ci interessa. Nico, hai capito? Non ci interessa. Perché noi siamo fortissimi. Noi vinceremo. In questo momento ha un'arma che comunque devo dire. No, grillo di battaglia. Non era furia del vento. Vabbè, insomma, ha fatto il suo corso. 4 anni comunque se li è pigliati. Non ha più lo stronzo che mi frega anche la carta originale, il che è molto buono. 10 carte, cos'è il mio mazzo? Tanto le carte più forti non le potevo usare. Le carte più forti non potevo usarle. Quale appunto qua la draghessa e il mitico. Oh, perché non mi vengono i nomi delle carte? Ragazzi, come cazzo si chiama? Reno. Rextrasa e Reno, tanto non li può usare e comunque li ho giocati prima che me li rubassero, che è very good. Ora il drago ci. Che schifo, ragazzi. No, veramente. Male, male, male questi draw qua. Ah, direi danni faccia. Potevo evocarlo dopo. Cioè, potevo evocarmi prima il drago, poi quello, ma va bene anche così. Evochiamo ovviamente la seconda copia. Ora,
Io direi tentiamo un bel infliggi due danni. Sì, se andiamo tutto faccia, non ci interessa. Abbiamo beccato anche bene. Bam, faccia uno, faccia due. E passiamo. Ah, 13 vita. È attualmente pseudo morto. Vediamo cosa ci fa con la pescata. Vuoi un biscottino? Ragazzi, se volete un biscottino, follow me. Ital, prossimo turno, se non fa giocate particolari, trade sul 2-2. Questa arma è veramente stronza. E io non ho il serpente. Cazzo, però ci sarebbe proprio bene un serpente in sto mazzo, eh. Guarda che roba, bastardo. Molto buono, ma altro che buono, stupendo. Io direi 15 danni faccia, non li toglie nessuno. Si ripiglia altri due danni. Pesca una carta con scegli. Beh, tecnicamente le ho. Che altre magie ho? Ma in realtà, beh, molto buono. Ci sta, ma non lo attiverò ora. Attacchiamo. Uno di vita, ragazzi, che sculata. Come, non vuoi un biscottino, Nico? Uno di vita. Attaccaci quanto vuoi, ma no, il cazzo, in realtà si rifà un bel po' di armatura e tanti danni faccia. Comunque, sicuramente 8 danni se li prende a... Belle le mie carte, eh. 3, 4. Merda, ha una mano di soli draghi. Stupendo. Sai che questo quasi quasi. Allora, 10 carte. Quanti draghi evoco? 1, 2, 3, 4. Più quello 5 andrei a full clearare tutto. Ok. Potrei fare un value trade. Non mi piace molto. Beh, posso far così. 2-2, dai, ci sta. Evochiamo il mitico. Facciamo un trade tattico e passiamo. Beh, ha giocato la carta vincente, la mia carta, la mia terza carta vincente del mazzo. Cioè, dire, ha solo draghi in mano. Infatti, vedi, mo. Oh, e continua a sculare il nostro mitico prete. Bastardo, furia del vento, però... Non ho capito. Furia del vento, però senza scudo divino, comunque abbastanza scarsa come carta. Prossima magia è doppia. Cosa ci lancia? Chissà. Magari l'ha attivato così per il meme. Ma lui ovviamente si fa abbaffare di brutto. Cioè praticamente è full vita. Ma almeno ha finito l'arma. E così non ci darà più problemi. Bastardo. Rinvieni... Cazzate, ma sono carte del cazzo ormai. È un lento declino verso la morte. Molto semplicemente. Cosa fa? Infligge... Aia! Ok, questa è veramente una sculata. Faccia. Draghi, draghi, draghi. Quando peschi questa carta metto una casuale nella mano. Dopo millo. Ah, cazzo, millo già. Potrebbe essere anche utile. Allora, pensiamoci bene. Io direi che è proprio il momento di giocare. È arrivato proprio il momento di giocare questo. E rompere un po' il cazzo alla gente. Aia. Ok, a questo punto posso fare nuovamente. Potrei anche usarlo per curarmi. Finale. Devo usare due mana. Potrei usare questa. Però mi sembra molto sprecata, eh. Vabbè. Va bene così. 21 off. 21 off. È
un prete dei miei coglioni, 21 off. Nel deck cosa abbiamo ancora? Beh, abbiamo la cura, sicuro. Abbiamo doppia cura. Costo 2, stronzissimo. Cosa mi gioca? Anche l'altro? Ah, la cura anche lui. C'è da dire che ha il mio mazzo, giustamente. Ma... cioè, ragazzi, è abbastanza imbarazzante. Infatti, dai. Per favore. Oddio. Io direi di andare a giocare doppia draghessa qua. E andare a buttare... dai, per favore. Dai, per favore! Mori, a casa. Ottima vittoria, saliamo. A proposito del salire, io oserei fare un'altra partita col mio Reno Magnifico. Sono tentato. Che se... Ah, grazie Nico, adesso mi sgranchisco subito. Oh. Sai che ci sta? Ah, sta proprio bene. Oh shit, la mommy. Malfurion contro Malfurion. Senti il potere della natura, è sempre con me. Ciò che serve è amore, cura e morte. Ok, scusate ragazzi, scusate l'attesa, sono tornato. Ciao. Bellissimo! Lui parte subito con... Ah, tra l'altro, non vorrei dire, ma potremmo avere davvero lo stesso mazzo. Considerando anche il fatto... Vabbè, adesso tutto da vedere. Tutto da vedere, giochiamo il draghetto. Noi vogliamo assolutamente scalare e portare danni faccia. Ce ne freghiamo altamente dei due stronzi sul campo. Dopo giochiamo a 7. Bastardo però, così. Ah, che noia. Beh, io picchio più forte. Oh, top deccata della mitica leggendaria, che in questo caso ci fa molto comodo giocarla di top deck. E comunque 19 di vita. Reno sprecato così, ma non l'avrei mai fatto. Il battaglio, tieni fuori il vento, sei un robot in mano. Non penso proprio. Reno davvero sprecato. Ma veramente sprecato. Lui... No, non mi piace minimamente la sua giocata. Un Reno così brutto che quasi quasi ne approfitto. Ne approfitto e vado non solo a curarmi, ma a fare anche una giocata a tempo, niente male. Nonché a potenziare la carta.
Ok, noi attualmente abbiamo ancora il Reno. Ah, tra l'altro, sprecato per cazzo Rextrasa. Ragazzi, Rextrasa, non appena la peschiamo, è devastazione. Non vorrei dire, se dovesse avere anche lui la stessa carta, sbatto il re, butto il Reno sul campo, è devastante. Ha fatto una pessima mossa a giocarlo. Ha avuto culo in questo caso, nulla da dire. È veramente molto molto culo. 7 di salute, si va a curare il figlio de puttana. Vabbè, full vita. Spreca così la spell. Io vado a dragare, non ottengo minimamente quello che volevo. Però posso fare una giocatina niente male, che mi fa pescare 4 carte però. Io non le voglio pescare 4 carte, cioè se vado a pescare 4 carte, però. Così posso. Buono. Ci andiamo a dare tantissima armatura. Altre carte per noi. E sicuramente. Queste grazie, gioco, me le dai assolutamente in ritardo. Sicuramente andiamo a traldare. Andiamo a giocare il mitico? Oppure. Sì, andiamo a giocare il mitico. Devo fare hero power, danno testa, non vado a millare, il che è molto buono, e bam, ci curiamo, togliamo l'armatura stronza e andiamo avanti. Semplicemente, ragazzi, andiamo avanti. Continuiamo. 25 danni, 25 di vita, due campioni nella borda nemica veramente inutili. Non li vado minimamente a calcolare. Drago molto forte. Top deckata interessante. Noi comunque grazie alla leggendaria costo 7 ogni volta che usiamo delle spell ci va a creare questi draghettini qua che male non fanno. Ok, questa leggendaria potrebbe essere fastidiosa. Va bene, comunque abbiamo ancora una board niente male considerando tutto. Io potrei andare a fargli 3, però furto vitale quello. Vero anche che è full vita lui. Allora, io direi un bel rinvio una magia. Due o meno mana. Non, quanto costano i draghetti? Tre mana. Niente allora. Potrei far tranquillamente questa. Draghetto numero uno. Direi cacciamoli uno. Cacciamoli due. Cacciamoli tre. Buttiamo lui. Buttiamo lui. Buttiamo lui. Ci sta. Molto buono. E continuiamo a pushare danni. Non mi interessa. Non mi inter Maestro Luca. Di niente, Nico. Maestro. Buona cena anche a lei. Aia. No, non ci fa assolutamente niente. 10 di armatura? No, cosa fa? Sì, è la carta che ho utilizzato poco fa. Va bene. Non ci interessa. Value trade. Trade sul 2-1. Altro trade. Interessante. Io sto aspettando la gioco il mega boss qua, assolutamente. Vado assolutamente a giocare il boss e vado anche alla ricerca di una carta che a quanto pare è in fondo al deck e non stiamo pescando. Male. Non ci interessa. Non ci interessa. Oh! È proprio lei che parlavo. È di lei. E quasi quasi vado anche a mettere ult. Buonissimo. Sì. Vado a sbattere una board non da poco. Qua comunque il lane scherzando sono 4, 5, 13 danni. Sicuro, no, sicuri. 13 danni. Lui comunque deve andare a traldare e. Ok. Questo. Ah, non c'è problema. No, cazzo. Porca tro. Ma vaffanculo. Nah.
Ragazzi, ma questa sculata di merda. Vaffanculo. Dov'è? Ah, cazzo, Eleno non ce l'ho. Giustamente. 8, 11, 12, 13. 13 danni e non è ancora abbastanza. Ah, dopo a quello stronzo. Cazzo. Cosa fare? Cosa fare, eh? E io mi prendo un'arma. Tanto ho comunque un sacco di armatura. Furia del vento, buonissimo. È perfetto. È esattamente l'arma che volevo. Esattamente l'arma che volevo. E onestamente, io evoco lui, che sicuramente male non fa. A questo punto hero power e sbatto tutti i danni possibili faccia. E vado anche a forgiare lui. Ragazzi, che cazzo ci può fare? 8 di vita. Anzi, che poi diventano 4, perché questi sono... Vabbè, oddio, non necessariamente. Vabbè. Dove va? Vabbè, alla fine lo scopriremo. Buono. Perfetto, ragazzi. Lui va a traddare tutto. Ah, no? Ok, rimane in campo l'8-2, ma non ci interessa. Va a pescare, va bene, va bene. Sì, sì, evoca tutto quello che vuoi. Letteralmente, se non ha provocazioni, ha perso. GG. Una mossa saggia, perché noi andiamo ad attaccare doppiamente. Ehi. Anche un provocazione 5-7 è niente male. Doppio provocazione. Che sculatina. Questa, ragazzi, questa finisce su YouTube. Questo, ragazzi, è un doppio. È una doppia vittoria. Niente male. Dragon Druid, il Renno. Ah, ci porta a Diamante 9, una stella. Interessante, interessante. E andiamo. Andiamo a fare uno spacchettamento. Non penso che ci sia arrivato. Eh no. Però. Però. Però abbiamo la dorata. Perché? Per questa carta. Perché? Ah, beh, certo, cambio. Va bene. 50 monetine, locanda altamente inutile. Missioni, cosa abbiamo? Di sotterra e gioca 50 carte. Beh, ok, tra poco in teoria 50 carte le facciamo, ma noi andiamo avanti. Terza partita, Reno Dragon Druid. Vediamo se ce la porta bene. Vediamo. Tanto, ragazzi, lo sappiamo. Come arriva il DK, siamo fottuti. Il DK è l'anti-reno per eccellenza. Allora, mano veramente mediocre. L'unica carta che ci fa comodo al massimo è la 1 costrutto di cactus. Le altre fa veramente... Oh. C'è andata molto bene, eh. Al massimo l'altra spell a 1, però non è mica bella. Inizia lui, cosa fa? Al massimo l'1-1 che gli fa l'hero power a 0, ma neanche, a posto. Ottima carta, magari niente. Alla fine del tuo turno... Ah. Questa è molto buona. Guarda. Secondo me lì zitta zitta male non fa. Sicuramente l'avversario potrebbe cercare di traddarla. So, non mi lamento. Questo interessante. E io vado a giocare questa cosa, una moneta. Dopo gioco a 4. Però qua, beh, non è mica male. Andiamo a fare un danno. Chi se ne frega del trade? Al massimo tradda lui. Veramente bellissimo. Tra l'altro bello il bordo delle carte a tema natalizio. Signori, tra poco è Natale. Tra poco è Natale.
E si gode, lo sapevo, era palese che avesse quella spell, però va bene così. Per quello non ho traddato subito. E va a passare. Pessima carta da pescare. Io gioco in curva e semplicemente setto provocazione. Turno 5, potrebbe essere il turno della figlia dei fiori. Però cazzo, io volevo rampare e non ce la sto facendo più di tanto. Va bene così, a sto punto giochiamo in curva e basta. Se non mette particolari cose in campo. Ok, quello è molto buono. Ma grazie a Dio abbiamo pescato un'ottima carta che ci fa pescare. Allora, il top... Ah, doppia. Cosa potrebbe essere utile? Non è che abbia tantissime spell... Spell back questa, sicuramente. Dai, pesca la minchia. Costo zero. Non è forte però così. Io vado a traldare, quello assicuro. Ma ci piace comunque. Costo zero, lo sfruttiamo. Piuttosto che utilizzare 4 mana, ne utilizziamo 0. Secondo me è meglio. Scarda mangia. Ah, ma questo è un mega. Aia. Ma questo è un mazzo scarta. No, non ho mai visto questo lock. Ok. 7 mana. Io potrei davvero giocare questa. Ma anche se non ha sicuramente. Ma sicuramente una bolla eccessiva, noi lo giochiamo. Dopotutto ci è stato donato gentilmente dal gioco. Turno 6 per lui. 4 carte, cosa ci può buttarli così immenso? Ci sta. Lo immaginavo. Hero Power, onesto. Noi cosa... così andrei direttamente a 10, ma... onestamente, mi sa che preferisco pescare. Dopo andrei sotto. Oddio, 5. No. Invece ci sta. Dopo torna 5, gioco... però... aspettate un attimo, ragazzi. Allora, intanto non ho draghi in mano, il che è molto molto male. Proviamo a fare questo. Un po' eccessivo, ma va bene. Portiamo a testa 3 danni, buttiamo via questo. Ok, Hero Power, trade e attacco. E io però onestamente vorrei arrivare a prendere il Reno, sarebbe male. Dato che al mio prossimo turno ritorna tutta la board. Cosa, la 1? Ci sta, bastardo. Ok, onesto. Gioca lo stronzo. Questa è molto buona. Questa è un granché buona. E ha una board non da poco in realtà. Io sicuramente setto la stronza. Oh cazzo, ragazzi, potrebbe essere un problema. Considerando che ha giocato soltanto carte 1, potrebbe tranquillamente avere Reno in questo momento in mano. E... molto male. Devo solo sperare. Questa potrebbe essere la prima sconfitta. Una di tre. Prima di tre. Spero di no, ovviamente. Strano, se avesse avuto Reno... almeno se io avessi avuto Reno... nella sua situazione avrei giocato istantaneamente, senza manco pensarci. Lui lo vedo un po'... lo vedo un po' così. Un po' così. Sta pensando! Cosa vuole fare? Io essendo un druido, veramente...
pochi modi per tradare. Infatti ne approfitta, anzi mi... Ah. Ci sta, portiamo a casa. Ah, oh, che devo di... Ci sta. Dopotutto era... Ci poteva stare. Ce lo aspettiamo. Accusiamo il colpo, portiamo a casa e continuiamo, perché non ci frega un cazzo, eh. È una... Porco due. È una partita persa. Orca, che noia. Cadetto, vabbè, via non ci piace, via assolutamente, non mi piacciono neanche loro. Allora, mano iniziale, veramente brutta. Carina fie qua, però non adesso sicuramente. Brutto il drago con la spina, boh, un po' sus, questa mano. Sicuramente il draghetto a 2 non sarebbe stato male. Lui parte bene, bastardo, con la spella 1. Letteralmente la miglior carta a turno 1. Guarda, non posso fare assolutamente niente. Pessimo inizio, pessimo. Quindi, ricapitolando, lui è partito da Dio con la spella 1, io malissimo. Ok. Sì, ma un'altra carta a 2 mana. Ragazzi, pessime. Pessime. Pessime carte, mamma mia. Turno 3, niente. Cioè, è un continuo nullo. Rimane una copia di una carta del mazzo avversario. Questa ci sta. Considerando che è lo stesso mazzo, poi. Ullala, ha giocato la stronza. Sì, sta andando da Dio. Reno, grazie. No, sta andando troppo bene. Io, ma neanche questo in realtà. Ah, vediamo cosa mi dà. Molto buono. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, lui perfetto. Turno 4 è un turno di Dio. Facciamolo bam into bam e tradiamo una pedina. Molto, molto buono. Ci sta. Giocata passiva. Sì, assolutamente passiva. Buono. Voglio 3. Non tradava tutto faccia. Stronzo. Ok. Va bene. L'ha voluto lui. E noi procediamo. Procediamo. Non ti preoccupare. Turno 4. 5, turno 5, potrei curarmi in realtà, utilizzare il turno per curarmi. Tanto lui bene o male sta giocando strapassivo, va a dragare, non ti prego. Assoluto, se draga lo stronzo qua, lo Snapdragon, impazzisco. Sculatissimo. Sculatissimo. Ma vuole andare a tradare, ok, value trade, non mi piace. Allora, potrei utilizzare il turno per curarmi effettivamente. Non mi piacciono neanche questi. O fare così. Termino il turno. No, non faccio assolutamente niente neanche io. Quel 4-6 c'è proprio scomodo. 4-6. Che culo. Turno 6 lo potrei utilizzare appunto per una doppia cura e una Stolly Dry. Non sarebbe male. Lui va a dragare ancora. 6 al drago, ci sta. Sculata nuovamente. Io non so cosa dire, ragazzi. Cioè, arriva. E arena a quanto pare, dato che non sta giocando minimamente. Draghi d'otto più a questo punto. Buona.
Io lo tengo ancora lì. Tanto lui aspetta, sta lì e aspetta. Allora, a questo punto, il turno 7 potrebbe essere tranquillamente un mitico golem drago. 1, 2, 3, 4 e lui 5. E anche una... Va bene, sì, è golem assolutamente. Passa, pesca, tisca, tusca. Quanti ne evoco? 1, 2, 3, 4, con lui 5, con lui vado a 6. Buonissimo. Questo a 0 e io vado a traddare, assolutamente. Bellissimo turno, lui gioca Reno per forza. Se Reno impazzisco perché ha avuto troppa fortuna fino ad adesso. Se avesse avuto Reno avrebbe già giocato, dai. Beh sì, sta traddando. Onesto. E allora signori, se lui fula la board, questo vuol dire solo una cosa: chiamata di Reno. Sì amico. Sì. Questa è una chiamata bella e buona di Reno. Sì. Swish. 1, 2, 3. Bam. Muy buono. L'unico suo modo è che abbia pescato anche lui Reno, ma già alla fine. Pessimo ragazzi, pessima giocata. Me lo setto. Comunque questo mi implica un doppio trade. Tocca farlo. Va bene così. Su via, 4 carte. 15 carte off nel deck. Avrà Reno? No, che non ce l'ha, ma a sto punto. No, beh, non ce l'ha per forza, Dio buono. Non ce l'ha e basta, anche perché ha giocato doppia copia di altri servitori. Va benissimo. Turno 10. Turno 10 potrebbe essere tranquillamente... Ah, neanche cosa ci offre. Ah, buono. Letteralmente è lui scontato. Mi sa che lui rimarrà lì fino alla fine. Utilizziamo quello. Utilizziamo la magia che ci dà dopo che è stato evocato. Assalto, buono. Vabbè, non è tanto per quello. 2 mana. 2, cazzo, 3 mana. Ottieni 2 magie. Vabbè, intanto facciamo così. Lui si va a far esplodere. Pesca 2 carte, io potrei farlo. E male non ci fa. A questo punto io potrei andare a fare 2 danni. Ci sta. Non mi piace il trade, perciò vado faccia. Vado assolutamente faccia. Potrei farlo il trade in realtà. Ma goliardicamente non è bruttissimo da fare, però ci sta. È letteralmente vinta. Non so cosa possa effettivamente fare, dato che ho 8 danni, 10, 11, volendo anche un'arma mediocre. Io stesso non avrei potuto fare di meno. Ma guarda. Ci sta. Ah, sti cazzi, dai. Dai, finiamola così, finiamola. Easy peasy. Bene, ci sta. Ullala. Facciamo anche la missione. Saliamo di nuovo. Diamond 9 per noi. Diamond 9. Teniamo il biglietto che non ce ne facciamo assolutamente niente. Cazzo perché di sotterra, ciao. Comunque ragazzi, inutile da dire. Dov'è?
Rena Dragon Druida. Deck interessante. Interessante. Sicuramente avete già avuto modo di vederli in azione. Io ve lo straconsiglio. Counter di K. Assolutamente. Il Cavaliere Nero di sto cazzo è fortissimo contro questo. Però bene o male. Bene o male è quello il counter. Del resto niente. Tolto lui, avete un Reno che. Cioè, è potentissimo Reno. È devastante sta carta. Stronzissima, mamma mia. Devastante. Avete comunque una Rextrasa, appunto, senza un DK. Devastante anche lei. Praticamente la giocata è questa. A turno. Adesso in base alla board, insomma, quello che è. Giocate Reno, bam. Così ottenete praticamente un turno passivo dell'avversario. Vostro turno, di nuovo sbam con l'extrasa. Oppure anche solo volendo turno 7, coin in Tureno e turno dopo in Rextrasa, così. Giusto per ottenere un vantaggio. Reno comunque è troppo, cioè è troppo flessibile. Potete buttarlo giù anche semplicemente per dall'avversario un turno passivo, anche se non ha messo in campo board di nessun tipo. Almeno il turno dopo potete giocare Rextrasa senza problemi. Comunque avete anche carte per rampare, tipo la 5 mana, il draghetto che non trovo. Eccolo qui. Poi cosa avete? La spella 3. Avete un po' di cose. No, molto ben fatto su deck, ragazzi. Sarà consigliato. Del resto niente, classico Golem Dragon per uno. E beh, fie, tantissima roba. Niente, poi ma il massimo del deck lo trovate grazie a Rextrasa, che è potentissima, proprio bellissima, cazzo. Poi niente, basta, non ci sta. Il Findus molto utile. Ma per il resto fantastico. Ragazzi, è stato un piacere. Io termino qui. Direttamente su YouTube, ci vediamo. Tripla vittoria, una sconfitta assolutamente doverosa. Ci stava. Vi saluto. Alla prossima.